Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata pesto, pomodorini e mozzarella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono, per la pasta brisè, burro freddo, farina di tipo 00, acqua, concentrato di pomodoro e sale. Per farcire, pesto al basilico, mozzarelline e pomodorini. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo momentaneamente da parte gli ingredienti per farcire e prepariamo la pasta brisè. Mettere nel boccale il burro, la farina, il concentrato di pomodoro, l'acqua, ed il sale. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la pasta brisè dal frigo, adesso stendiamola formando un rettangolo. Posizionare su una teglia per crostate rettangolare da 36 x 14 cm, rivestita con carta da forno. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la pasta brisè che adesso è cotta e l'abbiamo lasciata leggermente intiepidire. Farcire mettendo alla base il pesto. Mettere i pomodorini e le mozzarelline, alternandoli. Lasciamo riposare per 15 minuti in frigo prima di servire. Crostata, pesto, pomodorini e mozzarella. Grazie e alla prossima ricetta!